presenza qui oggi, io parlo a nome di USV settore taxi. Allora, la nostra presenza qui, mi sentite? Benissimo. La nostra presenza qui oggi è ovviamente legata al DDL concorrenza, tutto ciò che è legato a questo tipo di politiche che sta portando avanti il governo e che minacciano di smantellare tutta una serie di servizi pubblici locali che sono a favore della cittadinanza e delle fasce più deboli. Un taglio di questo tipo di servizi, tra cui c'è anche ovviamente il settore taxi, quello che ci tocca più da vicino, con l'articolo 8 del DDL concorrenza, significherebbe togliere dalla circolazione un servizio che è complementare e integrativo a quello di linea. Un servizio di trasporto pubblico, non di linea, pubblico, si intende che garantire il diritto a tutti quanti alla mobilità, è un diritto costituzionale. E il taxi infatti si rivolge ad un'utenza indifferenziata ed è svolta attraverso una tariffa amministrata imposta dalle amministrazioni locali. Ora, il DDL concorrenza, articolo 8, come per prima cosa che assolutamente va combattuta, è quella dell'obiettivo di esautorare gli organismi pubblici che amministrano questo servizio dalle funzioni che sono state assegnate loro dalla Costituzione, con la riforma del titolo quinto della Costituzione del 2001, in cui si è cercato di dare più autonomia alle regioni. Il taxi fa parte di questo settore per creare invece un panorama in cui soggetti privati, leggi multinazionali, in cui la speculazione finanziaria e il profitto sono messi prima di ogni cosa, ecco, in quest'ambito vogliono essere introdotti delle modifiche che assolutamente vanno combattute. Il servizio pubblico taxi è un servizio essenziale ed è stabilito così sia dalla legge che regola il nostro sciopero, che è la legge numero 146, che regola proprio lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, ma anche a livello europeo, perché c'è una direttiva del 2006, che è la direttiva Bolkestein, che parla di liberalizzazione, di concorrenza, di libertà di stabilimento all'interno dei paesi dell'Unione Europea. Bene, all'articolo 21 viene esplicitamente detto che gli unici due settori che non possono essere inseriti all'interno di queste speculazioni sono il settore dei taxi e le ambulanze, quindi i taxi vengono comparati alle ambulanze. Una svendita di questo tipo di servizio vuol dire creare inoltre dei cittadini di serie A e di serie B, perché un conto è avere un servizio a 24 ore su 24, tutti i giorni, indipendentemente dal momento in cui si usufruisce del servizio, a tariffa amministrata, quindi quando utilizzi il servizio sei certo di avere una tariffa garantita dall'amministrazione pubblica. Un conto è avere dei soggetti che possono applicare attraverso degli algoritmi dei moltiplicatori in base al momento, quindi se c'è una forte esigenza, se c'è un momento di bisogno, l'algoritmo calcolerà che in quel momento c'è questa forte esigenza e permetterà alla piattaforma di applicare moltiplicatori che triplicano o quadruplicano il costo del servizio. Quindi ipotizziamo la vecchietta che deve andare al pronto soccorso, ma in quel momento c'è la nevicata o c'è un evento in città tipo una partita, per cui la domanda si schizza alle stelle, non essendoci più il trasporto pubblico locale, non di linea, il servizio taxi con tariffa amministrata, la persona che ha bisogno di andare all'ospedale al pronto soccorso sarà costretta magari a pagare 5-6 volte la tariffa normale. Allora noi ci batteremo contro questi meccanismi, perché questo DDL va a toccare nei suoi 32 articoli una quantità incredibile di aspetti della vita quotidiana dei cittadini e a nostro modo di vedere va a colpire proprio le fasce, quelle più deboli della popolazione. Grazie per l'attenzione.